Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Signori miei, visto che con l'ultimo anime di Pokémon mi sono un pochino riavvicinato a questo mondo, qualche giorno fa mi stavo informando sulle possibili teorie riguardo alla prossima stagione, quella per dire ambientata ad Alola, e mi sono accorto come su YouTube Italia manchino effettivamente, se non in pochi casi eccezionali, teorie riguardanti l'anime Pokémon, appunto. Ho notato invece come nella community spagnola, per dirne una, queste teorie spopolino e mi sono chiesto perché non provare a portarne qualcuna anch'io, dato che porto teorie dagli alberi del canale sull'anime e vedere se questa cosa vi piace. Ed ecco qua che vi porto questo nuovo format, quindi fatemi sapere se vi piace lasciando un bel mi piace, appunto, come è giusto che sia, e un commento qui sotto e iniziamo da subito con la teoria. L'anime di Kalos è giunto, perlomeno nel paese del Sollevante, al termine. Una serie animata che ha riportato su livelli degni un anime che con la stagione dedicata alla quinta generazione aveva perso molti dei suoi sostenitori, me compreso. In molti sono rimasti allibiti assistendo all'ennesima sconfitta di Ash alla Lega Pokémon, una disfatta in finale sicuramente meno prevedibile delle precedenti, in quanto il team che il giovane protagonista aveva rimediato durante l'avventura era davvero di altissimo livello. Sappiamo però, grazie a ciò, che la serie animata non si fermerà a Kalos, ma proseguirà nella regione caratteristica di Alola. Ora mi chiedo, come si strutturerà il viaggio di Ash in questa regione così particolare, ma soprattutto, come si svolgerà la sua avventura data la mancanza di palestre? Verosimilmente verrà coinvolto nel giro delle isole ed introdotto ai vari rituali di Alola, ma cosa ne sarà di lui alla fine dell'avventura? Noi sappiamo che lo stesso Licker che negò la presenza di Capipalestra ad Alola disse anche che l'obiettivo finale del gioco sarebbe stato quello di creare una Lega Pokémon in una regione, quella di Alola appunto, nella quale l'organizzazione legata ai Pokémon è rimasta pressoché in forma tribale, con Guardiani e Kahuna a presidiarne il tutto. Potrebbe essere dunque questo lo scopo di Ash nelle prossime serie animate? Consideriamo anche un altro fattore, ossia che il personaggio che nel videogioco si trasferisce nella regione di Alola è quasi certamente proveniente da Kanto. Troppe ormai le coincidenze, troppi riferimenti alla prima generazione visti all'interno dei vari trailer. Non mi stupirei se questo personaggio, anzi, venisse direttamente da Biancavilla. Molti lo hanno perciò associato a Rosso, ma perché non potrebbe essere un riferimento ad Ash stesso? Questo per dire che, secondo me, Ash ed il protagonista del videogioco avranno lo stesso identico obiettivo ad Alola, ossia completare il giro delle isole per poi formare la nuova Lega Pokémon. C'è però dell'altro. Se infatti voi creaste un'associazione, dove ne mettereste a capo? Se infatti ciò che dice il Licker fosse vero, allora nel videogioco diventeremo i campioni della nuova Lega Pokémon. Con ciò dove voglio arrivare a parare? Probabilmente lo avrete capito. Se Ash si ritrovasse a seguire le orme del protagonista di Sole e Luna, allora potremmo ritrovarlo alla fine della serie campione ed artefice di un sistema importato per la prima volta ad Alola. Sarebbe davvero una svolta interessante per l'anime, nonché una possibile conclusione a dir poco epocale. Immaginate Ash che, non riuscendo per svariate volte nell'intento di diventare campione, lasciamo da parte le isole Orange, si ritrovi leader di una lega creata da lui, una lega tutta sua. Penso che sarebbe un finale della serie animata a dir poco stupendo. Ovviamente Ash potrebbe rinunciare al posto di campione e proseguire verso l'ottava generazione, ma dato che si era già parlato di una possibile conclusione della serie videoludica di Pokémon con la settima generazione, e anzi a tal proposito vi lascio in descrizione il video di un collega davvero interessante, tutto ciò potrebbe non essere così campato in aria. Bene, signori miei, la teoria di oggi finisce qua, la prima teoria riguardante il futuro anime dei Pokémon. Spero che questa idea vi piaccia, spero che il video vi sia piaciuto, se così vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, passate ai social che trovate in descrizione e noi ci becchiamo in un prossimo video!